Benvenuti alla TG No, la disinformazione nelle vostre case. Oggi si parla di football. Scandalo nel mondo del calcio. L'FBI si insinua nella FIFA e trova un mondo marcio dove Blatter regna indisturbato. A dirigere le operazioni di pulizia è stato chiamato niente meno che Mastro Lindo. Al presidente della maggiore organizzazione mondiale si contesta di aver intascato non meno di 10 milioni di euro per l'assegnazione del mondiale al Qatar. Reazione da parte dell'Emirato: come 10 milioni? Ma se noi ne abbiamo versati 25! Ora si dovrebbero rifare le elezioni, si cercano dei soggetti che possano dare credibilità al mondo del calcio. Tra i papabili alla presidenza mondiale si fanno i nomi di Provenzano e Matteo Messina Danaro. Finiamo col calcio di casa nostra, perché è immune a quanto pare agli scandali. Tant'è vero che il calcio italiano ha consegnato alla Juve il campionato di quest'anno. Ora si sta provvedendo all'assegnazione del torneo del 2015-2016 all'Inter e per par condicio si sta trattando la conquista della Coppa Italia dell'anno prossimo per il Milan. Andiamo ai nostri quotidiani. Il Faglio, titolo centrale: calcio senza fosforo. Nel Cappello, oltre alla Moviola, in campo si pensa ad un registratore di cassa a bordo campo per evitare la compravendita delle partite in nero. Per un calcio pulito bisogna pulire bene le scarpette. La panchina dell'Italia avrà come commissario Montalbano al posto di Conte. L'Avanzi come tratta l'argomento? Il calcio nella FIFA. L'FBI entra a gamba tesa nel mondo del football con un'inchiesta ai limiti dell'espulsione. Ripercussioni anche nei tornei tra scapoli e ammogliati. A chiudere la notizia ci sarà una grande novità a partire da quest'anno. Le figurine dei calciatori, oltre alle foto di profilo, avranno anche le impronte digitali. Con questo è tutto, abbiamo chiuso la nostra disinformazione, ci sentiremo per la prossima volta. Ma nel frattempo, per digerire bene queste notizie, di Claudio Baglioni 2-1-X. Nella strada tutto solo, fa uno slalom tra i lampioni e la